con Fabio Moscè analizziamo questa partita appena terminata. Un risultato 3-0 forse troppo bugiardo per i Manfredoni, che dovevano essere almeno 6 gol. Risultato tennistico. Sì, diciamo che potevamo fare qualche gol in più, abbiamo preso 3 leni in primo tempo, credo che abbiamo creato altre 7-8 palle gol oltre ai 3 leni, oltre ai 3 gol che abbiamo fatto. Credo che i ragazzi oggi abbiamo fatto una partita perfetta e complimenti ai ragazzi. Ecco, adesso con quale spirito andate a Manduria? Con lo stesso spirito combattente, da battagliere, come abbiamo affrontato tutte le partite dalla prima del campionato ad oggi, affronteremo fino all'ultima partita con lo stesso atteggiamento, senza per noi questo è il primo match di una finale, che con la speranza di alzare la coppa a Manduria. Ecco, giusto così a livello informativo, i tifosi ci sono ad aspettare qualche altro colpo o vi fermate? No, noi sul mercato ormai stiamo a posto, penso che la rosa è una rosa ampia, una rosa forte, bisogna ringraziare il presidente che sta facendo grossi sacrifici, che ci sta facendo operare fino ad oggi a un livello importante, credo che ci sono tutti i presupposti per continuare a far bene.